Ciao a tutti, oggi vi farò un brevissimo video su un oggetto della Coin Master che mi è arrivato un paio di giorni fa. Non è niente di chissà cosa, ma può essere interessante. L'oggetto in questione arriva in questo cilindro di cartone, carino, ma comunque se la plastica poteva, cioè sarebbe stato secondo me più bello, ma va bene, è comunque cartone spesso. Troviamo il logo Coinmaster con la scritta e il nome del prodotto che appunto si chiama SEB e sotto il codice insomma per verificarne l'autenticità. Io l'ho preso su Amazon se non sbaglio e il prezzo è intorno sui 19 euro, sempre se non sbaglio. Comunque lo trovate anche sul sito della Coinmaster, anche se il prezzo in dollari spediscono gratis in Italia e quindi non c'è problema. E andiamo ad aprirlo. E dentro troviamo questa clip, insomma, moschettone, forse più adatto, che capirete adesso a cosa serve. L'oggetto in questione, che non è altro che un portaliquido. Un portaliquido, diciamo, ben fatto, tutto in acciaio, pesantuccio. Infatti adesso vi dirò, insomma, questo è appunto uno dei difetti, secondo me. E troviamo la scritta Coinmaster stampata, incisa, penso a laser, anche se non si sente. Cioè, è diciamo quasi liscia, non c'è. Però, insomma, non è stampata d'inchiostro, insomma, per intenderci. Qui abbiamo il misuratore, c'è cioè quanto contiene. Infatti, questa boccetta contiene 20 ml di liquido che ci metterete dentro voi, insomma, scelta ovviamente. E niente, qui abbiamo l'occhiolino per inserire volendo il moschettone per poi agganciarlo sui jeans o dove volete, uno zaino, qualsiasi cosa che volete. E sotto troviamo una ghiera girevole che è uno dei pezzi più interessanti per il funzionamento, veramente che mi ha stupito. E adesso vi farò vedere cosa serve. Qui trovate il tappo che si svita. E troviamo il beccuccio con l'ago. Qui sta uscendo perché ovviamente penso che sia una questione di pressione o quando l'ho chiuso. In genere non perdo, ovviamente, anche perché se c'è il tappo comunque non c'è questo problema. E inoltre vediamo che la punta è a pressione, cioè se come dire, se quando schiacciate la punta va giù. E poi per riempirlo, ma adesso vi farò vedere, si svita questo altro pezzo. Che adesso vi mostrerò e vi mostrerò appunto anche cosa serve questa ghiera che gira e vediamo come girando va verso l'altra estremità. Adesso comunque facciamo una cosa alla volta e prima di tutto andiamo a riempirlo. Quindi svitiamo la parte sotto al tappo vero e proprio. Vediamo che è molto stagno, cioè solo questo pezzo si sente veramente il peso. Adesso purtroppo non ho una bilancia sotto mano, ma comunque troverete altre informazioni su internet. Questo qui è veramente già pesante di suo. Rendervi l'idea, battendolo sul tavolo, non è un pezzo né di plastica né di alluminio tanto leggero. Comunque è tutto fatto in alluminio, quindi di plastica non ce n'è. Andiamo a caricare la boccetta, vediamo che all'interno, vabbè, non si vede, ma oltre a essere già buio, già un po' pieno, c'è giusto un goccio che si può vedere da qui. Vediamo che comunque è fatto molto bene, tipo veramente un cilindro vuoto di acciaio. Andiamo un po' a riempire qualche goccio. Poi ovviamente voi potete riempire il massimo che sono 20
mi ritrio quanto volete, insomma. Andiamo a chiudere, avvitando. Facciamo, cioè, assicuriamoci che sia chiuso bene. Diamogli una pulita perché il bordo era bagnato e quindi stringendo è uscito un goccio di quel liquido che c'era in precedenza. E andiamo a riempire, non so, potete riempire direttamente l'atomizzatore ovviamente, ma per comodità io riempirò questa boccetta. Quindi prendete la boccetta o l'atomizzatore che vi interessa, andate a svitare il tappo. Andate a girare questa ghiera, se non mi ricordo mai il senso, ecco esatto, e vediamo che questa ghiera, in base a quanto la girate, bloccherà il tasto. Questo infatti premendolo farà uscire il liquido. Cercherò di farvi vedere. E lo fa uscire a gocce. Adesso cerco anche di mettere a fuoco per quanto sia possibile. Anzi, avviciniamoci magari. Ecco, vedete che esce goccia a goccia. Ecco, il tasto è a metà. Se noi lo giriamo giù tutto, rimettiamo a fuoco. Adesso vedremo che la goccia che uscirà sarà maggiore perché il tasto andrà più in fondo. Vedete la goccia? Adesso non so se voi possiate vedere, o meglio, riusciate a vedere, la goccia è molto più grande di prima. Inoltre, se noi teniamo premuto il tasto non farà più una goccia per goccia, ma usciranno gocce più velocemente. Per quanto semplice la teoria, è geniale questo aggeggio qui, anche se appunto adesso vi dirò una serie di difetti a mio avviso. Questo succede tenendo premuto. Vi sto facendo un altro esempio, insomma, mentre come già detto, premendo una volta e rilasciando subito, uscirà goccia a goccia. Vedete poi quando avete finito, magari gli date un'asciugata al beccuccio, insomma, che è sempre meglio. E non dovete fare altro che rigirare la vite di sicurezza fino all'estremo, cioè fin quando non è proprio a filo del tasto, e vedete che il tasto non si riesce più a premere. Rimettete il tappo, lo chiudete e lo mettete nello zaino, lo mettete via, eccetera. È veramente fatto bene, secondo me, geniale questa idea, molto comoda. È fatto acciaio, veramente è veramente pesante per questo aggeggio qua. È molto solido, sperando che il meccanismo di funzionamento non si rompa, ma cioè, si spera di no, ovviamente. A parte ciò, è veramente fatto bene. Arrivando ai difetti, il difetto è il peso, perché questo dovrebbe essere tascabile o comunque da portare in giro e peserà come una delle sigarette elettroniche di quelle piccole, per intenderci, insomma. Quindi è tascabile fino a un certo punto, perché è un peso che non passa, lo si sente se lo metti in tasca, ma anche se lo metti nello zaino. Non è un peso eccessivo, ma per questo aggeggio lo senti ed è molto più comodo a sto punto se giri con questa qui, che comunque è piena di liquido che sarà intorno ai 100 ml, comunque pesa di meno di questo che contiene solo 20 ml. E del prezzo, il prezzo è un altro difetto, cioè un altro difetto, un altro
un altro elemento a suo sfavore. Ok, è fatto veramente bene ed è tutto acciaio e c'è anche un meccanismo che non è una cosa da poco, nella sua semplicità magari, però farlo pagare sui 20 euro se non più. E diciamo, non tutti sono d'accordo ovviamente a spendere una cifra tale. Detto ciò, io sono contento di averlo preso, ma lo uso più che altro a casa perché appunto fuori mi risulta un po' scomodo. Però sì, non è fatto anche per essere portato fuori, non per niente ti danno anche il moschettone. Quindi ragazzi, io vi spero di avervi fatto una veloce spiegazione, neanche recensione, di questo oggetto tutto sommato carino. E se vi fa piacere, seguitemi sul canale. Vi ringrazio e ciao a tutti.